Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anche perché la versione del Cavaliere, come titola Repubblica, sì, la versione di Berlusconi, Draghi era stufo, ha scelto di lasciare, era stanco e ha colto la palla al balzo, ha detto Berlusconi. No, vedo anche la ministra che è un po'... Francamente anche nel Consiglio dei Ministri di ieri io ho visto un Mario Draghi molto determinato a non perdere tempo e ad utilizzare tutti i margini che la direttiva che abbiamo approvato sugli affari correnti consente per portare avanti il programma di governo. Quindi non ho visto un Mario Draghi stanco, ho visto un Mario Draghi non disponibile a stare a Palazzo Chigi con le mani in mano o a dover fare da arbitro tra i veti dei partiti. Questo lui lo ha sempre detto in Consiglio dei Ministri, nelle riunioni di maggioranza, ma Draghi è abituato a portare a termine i compiti che assume e quindi non mi ci ritrovo. Se dovesse rispondere alla domanda di Carlo Verdelli, che chiede nitidamente perché, bisogna dire agli italiani perché le forze che lo hanno fatto cadere hanno fatto cadere. Perché forse è più facile fare la campagna elettorale che dimostrare cultura di governo. Perché se pensi che governare significhi dare qualche bonus, poi quando ti trovi invece alla guida del governo una persona come Mario Draghi che prova ad approvare le riforme, che chiede uno spirito repubblicano nel portare avanti quei cambiamenti dai quali dipende la crescita e lo sviluppo, non è un pranzo di gala. È chiaro che, come dire, governare è molto più faticoso e molto più difficile. E anche rischia di diventare impopolare. Se a questo poi si lega il fatto che ci sono leader che stavano un poco perdendo i consensi e quindi uno dice prima voto, meno consenso perdo. Però ecco, questo non è l'interesse degli italiani, Greco. È l'interesse...